Bentornati sul canale. Oggi commentiamo la liturgia del giorno, mercoledì 22 giugno 2022. Il testo del secondo libro dei Re adesso ci fa fare un balzo di tanti anni successivi. Ormai siamo sotto Giosia, che inizia il suo regno dal 640 in poi, e probabilmente gli avvenimenti riferiti qua sono circa del 622 avanti Cristo, quindi un'ottantina d'anni rispetto al testo che abbiamo letto ieri, con questo ritrovamento del libro della legge. Questa grande riforma, la centralizzazione del culto a Gerusalemme, il codice deuteronomico. Al di là della questione del ritrovamento, diciamo così, questo momento è un momento di catarsi, di purificazione, dentro la logica, della legge e della centralità dello Yahvismo. Probabilmente altri profeti hanno predicato in questo periodo anche a favore di una riforma prima di tutto spirituale, certamente Sofonia, probabilmente Geremia, questo non lo sappiamo con certezza. Abbiamo comunque degli orientamenti che portano a un movimento di riforma e guardate quanto è importante allora conservare quell'unità dello spirito, perché poi orienta e sintetizza anche le scelte di vita. E allora i re salì al tempio, erano tutti con gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti, i sacerdoti, i profeti, tutto il popolo, lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel tempio del Signore. Dice poi il testo, tutto il popolo aderì all'alleanza e probabilmente se ci ha aderito il sacerdote e il tempio e il re, sicuramente anche il popolo ha aderito, questo è ovvio. Ma capite come sia importante anche mantenere uno spirito, anche nelle istituzioni, che induca verso il bene, verso qualcosa che sia importante, che non sia semplicemente il conveniente. Ecco. C'è una fotografia, certamente durerà poco perché di lì a breve gli avvenimenti internazionali metteranno a dura prova il regno di Giuda e sostanzialmente con i babilonesi di lì a poco più di 40-50 anni la nazione sparirà, ci sarà anche l'esilio. Quindi un estremo tentativo forse anche di un ritorno sincero allo Yahvismo. Per quanto riguarda invece il Vangelo, qui veramente abbiamo un testo molto molto famoso, ma ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li riconoscerete. Dicevo un testo molto famoso, è il testo sui profeti che vengono a voi in veste di pecora, ma sono lupi rapaci. Allora, leggendo con attenzione poi il testo del Vangelo, possiamo isolare due atteggiamenti importanti. Allora, il primo è che i profeti sono scambiabili, cioè le parole, la predicazione, gli atteggiamenti possono essere anche da veri profeti. E quindi Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti. Quindi si presentano come profeti, parlano come profeti. In realtà sono falsi profeti, perché è il secondo elemento. Tra l'altro dice a voi in veste di pecora, quindi con atteggiamenti anche irenistici, concilianti, eccetera. Ma dentro dice sono lupi rapaci. È l'intenzione che cambia il vero profeta a un falso profeta. È sostanzialmente il dominio del potere che hanno o non hanno sul loro cuore.
se sono liberi dal fascino del potere, allora potranno essere anche veri profeti. Se invece il fascino del potere li ha presi dentro, e addirittura possono arrivare a falsificare tutto, anche l'atteggiamento esteriore, cioè quello di essere o apparire come pecora, ma in realtà essere lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Eh sì, perché alla fine poi dal loro cuore le loro azioni nel tempo mostreranno dove vogliono andare. E i frutti buoni e i frutti cattivi però non sono da vedere sul breve termine, ovviamente, ma nel tempo, in una lettura sapienziale anche di una vita. Certamente il principio che pone Gesù è chiaro: ogni albero che non dà frutto viene tagliato e gettato nel fuoco, dai loro frutti dunque li riconoscerete, cioè il giudizio sarà comunque sui frutti che la tua vita avrà prodotto. E quindi occhio a quello che ci sta dentro, occhio al richiamo di cose che magari possono sembrarci non troppo gravi, ma che da un certo punto di vista deturpano, condizionano anche il bene che facciamo. La nostra intenzione è molto molto importante, dobbiamo custodirla con cura. Ho finito, vi do appuntamento domani.